In diretta dal Baku Street Circuit in Azerbaijan, va in scena il quinto round della Premier League, stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italia Team, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Delli per voi, Rossi, insieme a me, ormai ospite fisso, Hot Rod Driver 27, Sebastiano Blancardi al commento. Ciao Seba. Buonasera a tutti. Salutiamo ovviamente anche la stanza dei botoni con la direzione di gara rappresentata da Ernesto Coppa per i più Mister X. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Molto bene, quindi come vedete dalle immagini anche il Circus della Prime prosegue la sua tournée europea, poiché in effetti dopo il Portogallo e la Spagna arriviamo in uno stato che almeno sulla carta nel 2016, quando il GPSRB compra la titolazione di Gran Premio d'Europa, diciamo restiamo abbastanza in tema. Intanto abbiamo appena assistito a uno schianto vigoroso di Naspers, che era appena uscito dai box proprio a curva 2. Benvenuti a Baku, in effetti. Buonasera signori. Seba, credo ne vedremo tante questa sera di condizioni simili con tanti errori dei piloti, purtroppo. Sì, perché Baku è un circuito stretto, veloce ma stretto, e l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi tutto sempre può succedere. E ovviamente quello che io mi auguro è di vedere meno safety car possibili, però non si sa mai. Molto bene, piloti Prime, tutto sommato, che giunge nella città del vento con i piloti convinti del proprio livello e di quello degli avversari, visto che la scorsa settimana in Spagna non abbiamo avuto una sfida corpo a corpo tra i piloti, però è stato davvero bello il duello, se ne sono suonate di santa ragione sul cronometro, e quindi è stato molto molto emozionante. Da tutto ciò, tutto sommato, ne è uscito ancora una volta vincitore Ferra al secondo successo stagionale, davanti al qui inquadrato River Marathon e Leuz a chiudere il podio. Insomma, una conferma di questo triello che si sfiderà tutto sommato per la conquista del titolo piloti. Possibili innesti, l'abbiamo già visti con Dr. Wu, Kiko Driver, Matty Puzzo, ed anche un occhio di riguardo ad un Krikkonen che ha ottenuto proprio la sua prima, perdonatemi la ripetizione, prima fila la scorsa settimana in Spagna. Prima fila per il momento intanto conquistata da River Marathon, subito dietro a Leuz, quando mancano 7 minuti al termine di questa sessione di qualificazione. Rapida occhiata alla classifica, con Ferra sempre leader a quota 82, inseguito da River e Leuz appaiati a quota 64, poi Dr. Wu 57, Krikkonen 34 a chiudere la papabile zona finals, classifica costruttori, dove invece allunga la Mercedes sulla Red Bull, visto che le frecce d'argento a quota 117 sono entrambe arrivate al traguardo di Spagna. La Red Bull invece con Kiko Driver ha percorso pochissimi metri, è andato a sbattere ancora prima di arrivare alla staccata di curva 1, e quindi ha portato punti solo Dr. Wu a quota 90, diciamo i Torelli. Poi più staccate le Alpine, le Aston Martin, le Ferrari e le due McLaren. Come vedete sulla grafica, intanto che Ferra fa la migliore prestazione, 1.40.099, tempo che iniziano a scendere. Dicevo, come vedete sulla grafica, sulla sinistra mancano due piloti, ancora una volta Super Simo e Matty Puzzo, quindi sono 10 vetture avremo in pista questa sera. Purtroppo Super Simo sta passando un periodaccio a livello di connessione, speriamo possa risolvere il prima possibile. Matty Puzzo invece, dopo la Spagna, un po' impattante, tant'è che questa settimana avrebbe anche dovuto scontare una penalità partendo dall'ultima posizione. Ha deciso, per impegni lavorativi, così ha comunicato sul sito, di non prendere il via a questo GP, che è il sesto per la storia della Prime. Pensate, l'Azerbaijan, insomma, è entrato nel 2016 come GP solo nella storia della Prime, visto che la categoria è nata in quell'anno, è sempre stato presente nel calendario di questa categoria, con le sue 20 curve e di 6 km e qualche metro, 03 o 07, non ricordo in questo momento di preciso. Ferra, che intanto transita nel tratto caratteristico del castello a fianco alla Torre delle Vergini, patrimonio dell'UNESCO, intitolato così da ormai una decina d'anni, per una regione che a livello geografico è un po' la congiunzione tra l'Europa e l'Asia. Se ne era discusso molto nel 2016 della proprio la titolazione Gran Premio d'Europa per una città che è stata fino alla fine del vecchio millennio, ecco, definiamolo in questo modo, molto influenzata bizantini, poi impero, sì, impero, perdonatemi, l'Unione Sovietica, e è rimasto ben poco, tutto sommato, soprattutto dalle architetture, dove abbiamo un board con Ferra, grandi skyline, diciamo, che si affacciano, dominano proprio la città, che tra l'altro in un giro qui è anche particolare il fatto che
scende sotto il livello del mare, qui nel rettifilo principale, e invece si trova quasi ai 30-35 metri nella zona del castello, che è uno dei tratti più alti, ovviamente, per posizionare la roccaforte, è uno dei tratti più alti di questo circuito. Poco meno di 4 minuti al termine, diamo uno sguardo ai tempi, tempi che voi potete anche ammirare nel migliore dei modi sul nostro sito www.formatorenteam.com. C'è lo splendido tracker live timing dove potete ammirare tutti i parziali per il momento sono suddivisi almeno in tre, con Ferragat ha tenuto la migliore prestazione nel T1, nel T3 invece Leutz, nel T2 credo si stia migliorando qualche pilota perché da grafica non viene Krikkonen. mostrato. Ah, Krikkonen, allora spostiamoci proprio con il pilota della Già Mercedes, però traguardo, è ah, il appunto, traguardo. ok, molto bene, allora si prepara poi al suo ultimo tentativo anche il giovanissimo Christian Redelli. Si deve fare tutto il giro senza benzina. Ah, mancano, purtroppo c'è la bandiera gialla, quindi non riusciamo, almeno io non riesco a vedere quanto tempo manca, quindi Mancava meno di 4 minuti. dovrebbe fare in tempo, forse dovrà fare un giro di lancio molto molto sprintoso. Spostiamoci con l'inquadratura, magari su chi come dire, 3 su minuti magari. e 20. È complicato, decisamente, penso Esatto. sia fermata da qui la sua qualifica. Dicevo, spostiamoci con l'immagine su chi come Dio, diamo magari un po' di spazio anche a piloti che magari sono stati un po' nell'ombra in questi primi GP, come Michele, insomma, 2019 per lui l'esordio in questa categoria, un po' una traiettoria decisamente particolare qui verso la staccata di curva 15, quest'anno a bordo della verde inglese che colora, calza la Aston Martin, ritorno come nominazione, tutto sommato, è ciò che rimane della Racing Point ed è ciò che rimane della Mercedes W11 della passata stagione. Prova una Ferrari qui in uscita dall'esterno, Alex Pilotino ne approfitta per sfruttare quel poco di scia, visto che Alex Pilotino procedeva lentamente, quindi si è subito poi spostato, chi come Dio, per tornare ai box. Quindi momenti di calma, di quiete. Leutz si lancia. Molto bene. E invece, se non mi sbaglio, si sta migliorando Robby. Allora vediamo anche il pilota dell'Alpino adesso nel tratto del castello. Per il momento 40.099, il record per la categoria è 39.333. Non credo riusciremo ad abbatterlo, così come è accaduto in Master e nelle varie altre categorie questa settimana. Un record che è stato registrato proprio la scorsa stagione, proprio da Fabio Ferrascini, che nello stesso anno staccò la seconda posizione occupata da Emis per soli 11 millesimi. Quindi fu davvero emozionante quella sessione di qualificazione. Ed è particolare quest'anno che finora abbiamo avuto 4 diversi pullman, ed è già il record per la storia della Prime. Era capitato di arrivare a quota 3 e in 4 edizioni su 5, e su 6 contando questa, e adesso siamo a quota 4. Davvero segno insomma di un equilibrio. Magari capita spesso, magari qualche pilota dice ma lui è avvantaggiato, ha questo e quell'altro cammino non è ben bilanciato, invece avere quattro diversi pullman finora è un buon segno. Robby intanto arriva sul traguardo migliorandosi di un secondo e uno, ma restando in sesta posizione. Andiamo a vedere come si sta comportando Leutz invece, che almeno dai parziali ci viene dato con un miglioramento di 4 decimi, 4 decimi che gli consentirebbero di attaccare proprio la prima fila, la prima posizione, perdonatemi, di Ferro 87, 7 decimi addirittura. Si sì, arriva adesso al T2, ma giro annullato, credo. Sì, Non ho fatto uscita una sola mappa, era dall'ultima già curva. rossa. Ah, mannaggia, No, l'uscita dalla 16, cioè, sì. uscita 16. Mannaggia, allora Leutz ha un altro giro, non so se avrà sufficiente carica e gomma, poiché tiene la soft, ma si Sì, inizia a dottor Wu. soffrire il posteriore. Un secondo e tre, dottor Wu sta migliorando. Allora anche Dr. Wu lì in lotta per la prima fila, c'è un bel varco per il momento tra la prima fila e il resto della compagnia. Come vedete Leutz ha quasi 3 decimi da ferra, poi oltre il secondo River Marathon, Dr. Wu, Krikkonen, Robby, chi come Dio, Kiko Driver ed Alex Pilotino ritirato, una spazza che scatterà dalla decima ed ultima posizione. Dr. Wu si fa tutto sulla sinistra per cercare in qualche modo di fare meno strada, c'è chi dice che funziona, c'è chi dice che no. Dr. Wu ottiene intanto la seconda posizione a 161 millesimi dalla pole position di ferra, termina qui la sua qualifica, arriva l'altra del Red Bull, Kiko Driver che si lancia in realtà in questo momento, quindi c'è ancora tempo. Sta arrivando anche Ferra, Sta lanciando anche lui. vediamo, perché almeno per il momento viene fuori la scritta tempo rimanente. Non so se fa in tempo a lanciarsi. Si fa in tempo, quindi qualche secondino extra viene concesso ai piloti. Allora Ferra avrà occasione, così come Leutz, Kiko Driver ed anche un Alpine in questo momento transita sul traguardo, probabilmente quella di River Marathon, per migliorare la propria prestazione.
giusto per la cronaca, i quattro pullman comunque per chiudere il cerchio finora sono stati Matipuzzo in Bahrain, River Marathon in Cina, Doctor Who in Portogallo e Ferra la scorsa settimana in Spagna. Un Ferra che al momento sembra poter replicare, ma è un Lewis che 8 decimi riesce a togliere per il momento nei primi due settori, ancora una volta riesce quindi ad attaccare la pole position di Ferra, ma poi stiamo già seguendo il miglioramento di Ferra sul cronometro attraverso il live timing. Lewis arriva sul rettifilo principale, oltre 1,5 km di farfalla e l'acceleratore spalancata per andare sotto la bandiera scacchi. Bandiera scacchi hanno già preso Cregon e chi come Dio, Alex Pilotino. Arriva Lewis per attaccare la pole, per il momento ce la fa, 1,39,710. Vediamo come si comporta Ferra con 52 millesimi ma alti 1 di miglioramento. Intanto una bandiera gialla, ah no, che okay, era sul rettifilo principale per un alpino che stava rallentando. Prima di Ferra arriva Chicco Driver, anche lui con un secondo di miglioramento, però è lontano al momento, in ottava posizione, potrebbe attaccare forse la terza fila, scalzare Robby dal sesto posto. Ferra 2,33 migliora il suo tempo. Allora arriva Chicco Driver e poi ci spostiamo subito su Ferra che è già sul rettifilo principale. Chicco Driver per la settima posizione, non un granché purtroppo questa qualifica per lui. Arriva in questo momento allora Ferra e poi dovrebbe arrivare anche River Marathon, giusto per curiosità, un'occhiata ai tempi che si sta migliorando anche lui. Vediamo Ferra per rispondere a Lewis, non ce la fa per 95 millesimi. River Marathon sta togliendo 3 decimi dal suo tempo, non dovrebbe né guadagnare né perdere posizione. Vediamo se decide di chiudere anche il giro. No, infatti alza il piede, molto bene. Allora forse anche consapevole il giro precedente lo ha fatto tenendosi qualche percentuale di usura sulla gomma. E se va un primo strappo per i primi due, anche i primi tre, gli altri molto il braccino, ci può stare anche considerando la pista. Allora i primi due appunto hanno fatto ovviamente un tempo a sé stante e Lewis addirittura ha fatto 69 millesimi meno del tempo in cui ha poi sbagliato, quindi che non gliel'hanno contato, quindi si è anche migliorato ulteriormente, quindi una sua ottima prestazione. E bella anche la prestazione di Dottor Who, che io volevo dire una cosa a proposito di Dottor Who, che secondo me sotto alcuni punti di vista potrebbe fare un po' d'ago della bilancia in questo campionato, visto le sue prestazioni specialmente in Portogallo. E quindi magari potrebbe essere appunto l'ago della bilancia per questo campionato, anche se siamo soltanto alla sesta gara, che comunque comincia un po' a delineare il punteggio, ma vedremo. Sì, cominciano già a essere punti importanti eventualmente sottratti a qualche rivale. Buonasera a tutta quanta la chat, Michael Bot ogni sera notifica di fit quante gare fate. Sono quattro categorie, quindi quattro gare alla settimana per tre settimane, una settimana di pausa dove di solito corre la Formula Open, la categoria aperta a tutti i nuovi iscritti, e il Premier League Ultimate Showdown, un evento amichevole ma nemmeno troppo, dove proprio i ragazzi di questa categoria, la Premier League, si sfidano per decidere chi è il maestro di questa categoria, nata essenzialmente per migliorare e divertirsi, e che poi mano a mano ha sfornato anche dei piccoli gioiellini di questa community, come ieri sera Raffo Idex, che proprio su questa pista in Master League, nella categoria di punta del nostro forum, si stava giocando il podio. Purtroppo la gara poi è evoluta, perdonatemi, a suo sfavore. Per il momento splende il sole, la città del vento, anche dal live timing non vedo pioggia, un annuvolamento verso la mezz'ora, ma no, sembra tutta asciutta. Ok, clemente almeno sotto questo punto di vista, almeno il meteo dà una mano ai ragazzi della Prime. Allora tra pochissimo, poco meno di 30 secondi, semafori con la luce verde fissa per dare il via libera ai piloti per effettuare il proprio giro di formazione. Daremo uno sguardo alle strategie, credo solo Naspas potrà scegliere con quale gomma partire, ma non ho fatto caso, in realtà si aveva fatto registrare un tempo prima del suo ritiro. Staremo a vedere. No, non ha fatto registrare nessun tempo. Allora vedremo la scelta di Paolo. A livello di usura non è così stressante come circuito, ma tra l'altro tra l'altro Alex Pilotino aveva fatto il tempo con le medie, l'unico. Allora sì, infatti Alex Pilotino scatterà la nuova posizione con gomma media, Naspas decide di puntare su una gomma soft nuova. Dicevo, a livello di usura si soffre sull'asse posteriore, ci sono tante
curve a bassa velocità, quindi la trazione, la ripartenza, l'uscita dalle curve va a stressare proprio l'asse posteriore della vettura, e nella S finale avere la posteriore sinistra dove ci si appoggia ballerina non è una bella sensazione, quindi vedremo quel che sarà. Però nel paddock si parlava anche di una possibile strategia, io onestamente mi aspettavo soft hard, leggendo invece qualcuno diceva anche con una buona gestione si può fare soft medio, quindi sono curioso di vedere se qualcuno ce la farà con un'ottima gestione della gara. Vedremo, poiché diciamo sulla carta magari provando senza i danni con tutti concentrati che arriva un altro quarto nella settimana ce la fai, poi la sera della gara ci sono talmente tante variabili qui a Baku, con ovviamente in particolar modo la safety car o anche addirittura una virtual che magari potrebbe decidere di invitare insomma qualche pilota ai box, le carte si possono facilmente rimescolare, sì. Su questo circuito pure la temperatura dell'asfalto incide sull'usura delle gomme, quindi pure quello devono stare attenti. Molto bene, vedremo se questa sera avremo il quarto diverso vincitore in questa sesta stagione di Prime. Al momento Ferrari è leader di questa particolare classifica con due successi ottenuti in Bahrain e la scorsa settimana in Spagna, per verità anche con un gran Chelem, ottenendo anche il giro veloce confermato poi nel post gara e essendo stato per tutta la gara al comando, un successo poi spartito tra Lewis in Cina e Dr. Wu in Portogallo. Ovviamente la sesta, sì. Ah, lascia sta, sto vedendo cose. Va bene, dicevamo, è ovviamente la sesta edizione per la Prime su questo tracciato. Solo un campione Prime ha vinto su questo circuito, Patrick Speri nel 2018. Nella maggior parte delle occasioni, per due volte, la vittoria è stata conquistata dal pilota scattante dalla pole. Nei restanti casi è stata comoda la seconda, quarta e sesta posizione. Tutte queste statistiche comunque sono splendide, curate, e le trovate sul sempre sul nostro sito nella sezione statistiche e campionati, proprio c'è la voce, potete selezionare il campionato, la gara che volete, è bellissimo. Allora Leutz si va a posizionare per dare il via tra pochissimo ai 26 giri, 156 km soliti per ovviamente la metà rispetto alla distanza di gara al 100%, 156 km e 78 metri dovrebbe essere, con la griglia di partenza e tra poco, quindi si sta andando a comporre i soliti piccoli tremori, piccoli rituali, la tensione poco prima del via del quinto round della stagione 2021-2022 con la Prime League. Seba, chi vince? Guarda, vorrei saperlo anch'io. Nel senso, allora, qua la cosa principale ovviamente è la concentrazione, che è molto alta, perché l'unico cittadino, perlomeno a mio parere, che può essere equiparabile a Monte Carlo per la concentrazione, perché qua vai più veloce e hai muri a velocità maggiore, quindi secondo me ci vuole più concentrazione forse che a Monte Carlo. Molto bene, allora tra pochissimo bandiera verde in fondo allo schieramento, frizione in mano ai piloti, i semafori si stanno andando ad accendere, allora sui giri motori, freddezza e reattività. E andiamo a parte il Gran Premio d'Azerbaijan categoria Premier League, con subito una grande scoda da parte dell'Alpine di Robby, che ha seminato un po' di panico al centro della griglia, nelle retrovie si riesce a difendere e anche a dimenare bene Dr. Wu per la terza posizione, con River Marathon che cerca anche di insidiare Krikkonen. Tutto sommato, nonostante qualche attacco nelle prime 5 posizioni, la classifica non è cambiata, chi come Dio in sesta posizione, non male per il momento, non ho notato se in qualifica aveva già ottenuto questa piazza o se è riuscito con un ottimo rilascio della frizione a guadagnare posizioni. Infatti sta viene attaccato dall'Alpine di Robby, molto corretti i due in staccata, si rispettano anche nella percorrenza della curva, l'abbiamo vista la Red Bull di Kiko Driver andare lunga, passare proprio davanti alla telecamera, nessun danno fortunatamente per lui, bravo a sfruttare la via di fuga. Allora prosegue lì davanti il primo giro e tra pochissimo il primo passaggio nel tratto del castello, con Leutz, Ferra, Dr. Wu, Krikkonen, River Marathon, Robby, Kiko Medio, Alex Pilotino, Naspaz e Kiko Driver, purtroppo autore, come detto, in staccata a curva 3. Leutz per la prima volta su al castello, inseguito come detto da Ferra, i due già eterni rivali, soprattutto considerando quanto è accaduto a Portogallo. In Portogallo, Robby si è girato al castello. Safety car, Robby sta contro mano a castello e Alex Pilotina ha sbattuto nello stesso punto. Ragazzi, io voglio solo dire una cosa. Classi. Io ho solo detto una cosa, scusate, che prima ho detto voglio vedere meno safety car possibili, e invece siamo al primo giro e ce n'è già una. Robby si è trovato nel peggiore dei posti per fare questa mano, nemmeno con un bimbo.
In realtà penso Robby abbia sbagliato l'ingresso a Castello, ecco si gira come sono riscaldato, ha sbagliato l'ingresso a Castello, si è messo praticamente contromano e ha creato il panico dietro con Alex Guerin, è andato a muro, poi ecco sta fa manovra. Se riesce a ripartire in questo momento Roberto Belli comunque con safety car e Leutze va subito ai box mentre proseguono tutti quanti dal live timing, no non c'è nessun danno, allora decide di smarcare già la gomma e seguito da River, attenzione. Interessante, un River che no non era stato anche per lui nessun danno, quindi il pilota ha deciso di smarcare questa gomma soft, andare sulla media e poi eventualmente vedere, ovviamente in base all'evoluzione della gara, se sarà tutto liscio credo che i piloti decideranno di tornare sulla gomma sotto, visto che già con questa safety si vanno a togliere quei 2-3 giri di sofferenza che ci potevano essere una gomma soft usurata in qualifica. Alex Pilotino purtroppo ci saluta così, lo ritroveremo la prossima settimana a Monte Carlo, e quindi classifica che si ridisegna con Ferro davanti a Dr. Wu e Krikkonen, di nuovo due Mercedes nelle prime tre posizioni nei primi giri di un GP come accaduto proprio la scorsa settimana in Spagna, poi chi come Dio in quarta posizione, Naspaz quinto, Kiko Driver sesto, poi Leutz, River Marathon e Robby che sono gli unici piloti ad essersi fermati nel corso della prima tornata. Questi tre piloti sono tutti andati sulla gomma media, lo fa anche Robby proprio in nona ed ultima posizione. Record per la Prime, lo dicevamo anche giovedì, 4 piloti al traguardo, purtroppo ne abbiamo già perso uno. Dici Ernest. Ti devo ricordare che Leutz è andato ai box anche perché in qualifica ha fatto due giri su quella gomma, perché il primo era stato annullato. Giusto. Due giri veloci più il giro di lancio e il giro per ricaricare le batterie, ci aveva fatto un totale di 5 giri su quella gomma, quindi è stato pure sensato essersi fermato subito. Sul River credo che fosse quella del primo secondo tentativo, quindi, però non so sicuro se aveva fatto un solo tentativo o due quella gomma. Erroraccio, perché come dico è andato lungo in staccata di curva 15 sotto safety car, ha la danneggiata, tutto sommato c'è proprio la vettura di sicurezza, quindi potrà tornare ai box, mettersi anche lui su una gomma media, magari stando dietro al gruppo anche in una situazione più calma, visto dietro lui un Naspaz scalpitante con questa gomma soft, Kiko Driver che vuole risalire, un Krikkonen che vedremo quanto riuscirà ad attaccare il Dr. Wu per cercare di fare da scudiero, da gregario al suo compagno Ferro 87, ma come già detto è una gara che non credo già dopo questa safety car andrà liscia fino alla bandiera a scacchi, perché come detto ne possono succedere di tutti i colori anche gli ultimi tre giri, quindi già in effetti l'aver smarcato la gomma da parte degli ultimi tre, che intanto diventano salgono in quinta e sesta posizione, perché oltre a Kiko Medio è andato anche box Kiko Driver, sì, quindi più di metà schieramento rimasto decide di passare alla gomma media, e come detto è comunque una buona scelta, perché intanto hai smarcato la mescola e poi vediamo come si evolve il GP. Ah, ma possono pure pensare di dividere la gara in due stinti di media, la moto tanto un pronostico a parte di F, mi sono perso quando è arrivato, per la verità non so se prima della partenza con un podio chiamato del Krikkonen, per il momento è lì, mancano ancora 23 giri, abbiamo fatto 7 curve di gara, poi purtroppo l'incidente al castello tra Robby ed Alex Pilotino, Robby si è trovato a fare una manovra molto prolungata e è ancora sì, sono ancora lontani in realtà i piloti che hanno fatto la sosta, Robby adesso a curva 4 forse si riescono già a ricondurre per questo giro e dovremmo ripartire già in questa tornata, si dovrebbe ripartire in questo giro. Sì, però sarà anche interessante il passo, scusate se lo dico appunto, di chi ha messo la gomma gialla, cioè sarà un fattore determinante, quindi Leutz, cioè ovviamente non so per quale motivo lui sia entrato, probabilmente perché vuole tentare di avere fino in fondo. Può succedere, può non succedere, la vedo dura, perché comunque sono tanti giri e la pista, la pressione, il consumo gomma qua è abbastanza elevato, quindi è un po' strano, ecco, diciamo così.
molto bene con questa safety car che rientra in questo giro, lo scopriremo con il proseguo dei giri. Eventualmente io domanderemo anche nel post gara se si sentiva così confidente di prendersi comunque questa responsabilità, perché adesso sì, con le varie soste si ritrova in quinta posizione, non ultima, però davanti a lui ci sono Aspaz, Grigon e Dr. Wu, prima di tornare da Ferra, un Ferra con la quale è arrivato in contatto già in Portogallo, per carità, con una bella lotta, però la pista è stretta, i muretti sono sempre lì, l'errore è dietro l'angolo, stare nel gruppo ci vuole anche testa ed un pizzico di fortuna, perché abbiamo visto anche in Pro League, purtroppo magari con dei rallentamenti di gruppo, chi è l'ultimo si trova con le vetture e sono tutte ferme, un po' come al torneo di noi in Monte Carlo nel primo giro. Ferra che va sul gas in questo momento e Naspaz che è andato a passare Krikon, nel panico nelle retrovie, volata un'ala e è successo di tutto purtroppo, credo Leutz abbia danneggiato l'ala. Sì. Non ho fatto in tempo a finire di dirlo, però che poteva accadere qualcosa. Intanto sono fioccate penalità sia per Naspaz che per Kiko Driver, Chi come Dio si è ritirato? Sì, sì, come Dio, come detto, si è ritirato, okay. Perché il gruppo si era completamente bloccato. Credo Naspaz sia andato in anticipo sul gas sopra avanzare Krikon, e Krikon era rimasto un po' piantato. Naspaz ha cercato di ridare la posizione, ovviamente si sono entrambi fermati e Leutz e tutti gli altri sono andati a contatto. Krikon è lunghissimo alla 3 retromarcia, ma perde posizioni importantissime. Via libera per Naspaz in terza posizione, ma con una penalità di 5 secondi sia per lui che per Kiko Driver, che plausibilmente potrebbe essere rimossa a fine gara, ma è un plausibile abbastanza grande, perché sicuramente faranno un'altra sosta, se poi entra una safety car questi 5 secondi vengono neutralizzati e quindi no, non si rimuovono, quindi vedremo poi nel post gara. Intanto ci tengo ad inquadrare Naspaz in terza posizione, perché è una bella immagine per lo sport e anche per Lopez che ce lo chiedeva dalla chat. È stato fortunato in questo momento Kiko. Credo. Ah, safety peccato. Car. Quindi tutte le penalità che hanno avuto non si possono far togliere. Ragazzi, ma sono io che sto portando sfiga, che ho detto non voglio safety car, arrivano tutte insieme? Possibile? Direi di proprio di sì. Mi sa che questo non è che volevo finire, dirlo, però. Perché... Ah, oh, Leutz drive through, disastro. Percepisco dell'impegno, però. Sì. Perché alla ripartenza ci poteva stare. Qui adesso il Delta, purtroppo, un po' barbino forse. Ieri a Flaminio è capitato, appena uscito dalla pit lane, qui Leutz era abbondantemente nel guidato. Beh, come Re ieri. Sì, anche. Comunque, per tutti i piloti in ascolto, scusate se ho gufato, ma non volevo farlo. È semplicemente stato un mio desiderio della serie, meno safety car possibili, gara scorrevole, invece è successo il contrario. Perlomeno per ora, quindi scusatevi. E allora i primi che vanno ai box, Naspaz anche lui si ferma, quindi potrà già scontare questi 5 secondi, togliersi questo pensiero. Ovviamente sia Ferra e Dr. Wu vanno sulla gomma media. Remo Krikon, sì. È davvero un peccato quell'errore, perso posizioni, però tutto sommato, come detto, non ci si può disperare per un errore qui a Baku, che abbiamo visto subito, purtroppo è arrivato quello di Kiko Driver che inserisce in anella il secondo ritiro consecutivo dopo quello in Spagna avvenuto dopo pochi metri. Qui tutto sommato non è che abbiamo fatto tanta strada in più, poiché quinto giro, ma già 4 ne abbiamo fatti sotto safety car di gara vera. Purtroppo siamo arrivati solo per 2 volte al castello, poi subito neutralizzato. Sì. Allora, Naspaz ha sì. cambiato anche l'ala, ha ricevuto un danno e ha scontato i 5 secondi. No, dicevo come Leutz, mi sembra. Sì. Leutz non si è fermato. L'ha scontato sì. prima quando ha cambiato le sole. Ok. E allora 1-2 Alpine per il momento, decisamente inaspettato. Sì, come strano, era la gara vero. Fino a un giro fa. E vabbè. Però Leutz ha ancora una penalità? Sì, il drive thru. Il drive thru. Ah, ok, perfetto. Allora, ok, sì, ok, no, perché adesso non mi ricordavo che avesse il drive thru. Perché per Leutz non si sta mettendo bene, perlomeno per ora. Si era messa bene con la safety car che è uscita, che lo faceva di compattare col gruppo, poi ha preso drive thru e tutto da capo. Raffa, che tu ti ricordi a memoria, senza andare a sbicciare, ma Robby ha fatto qualche giro in testa in Prime? Credo in Cina nel 2019, che si giocarono a pole lui ed Alex Pilotino, poi al via ricordo che successe qualcosa con Robby che andò davanti
Anche lì in Cina chiudemmo con soli 4 piloti, fino alla bandiera a schiacchi, 4 senza neanche, proprio su questa pista del 2018. Invece ti Sì. posso raccontare un'altra cosa di Robby, che fu il primo pullman a Monte Carlo in Prime sotto la pioggia. Ah, caspita, non lo sapevo. Ah, wow. Questa è una notizia inaspettata, una bomba C'ero anch'io in praticamente. pista, perciò lo ricordo. Una bomba, una notizia, una bomba praticamente. Beh, comunque fa piacere, dai. Tanto dalla chat c'è un po' anche di confronto sul fatto se i piloti abbiano provato o meno. A me dispiace il fatto che siano andati a sbattere al castello, perché paradossalmente col fatto che tanti piloti, almeno da quello che ho visto nei campionati questa settimana, forse questa sera in Prime stanno dando tutto fin dai primi giri, questi piloti molto parsimoniosi, come detto, l'unico che rischiava veramente la vita ad ogni giro è stato Re. E quindi mi sembra molto strano andare due piloti ritirati in questo modo lì, boh, anche perché Kiko poi l'ho visto sulla sinistra, quindi o è andato Kiko talmente rimbalzato. forte, esatto, cioè, o si è completamente dimenticato la curva, eppure è lì, diciamo, non, strano Ah, la proprio. dinamica è rimbalzato sul muro a destra e poi finita la macchina, finita la corsa a sinistra, appunto, il muro. Allora, personalmente, nonostante questo muro qui sulla sinistra prolungato, è paradossale, perché l'ho trovato più semplice, più calmo affrontati da tutti i piloti nel corso della settimana. Dispiace infatti che Vabbè, quindi siano arrivati io qui ris i ritiri. rispetto all'anno scorso ho notato una cosa, che i punti di riferimento per buttare la macchina in curva sono cambiati. Il cartello, cioè il classico cartello nero delle bandiere, che avevi come punti di riferimento l'anno scorso, quest'anno è leggermente in anticipo, quindi non è semplice perché per come si chiama, memoria muscolare, tu sei abituato a buttarla lì la macchina dentro. Molto bene, tanto safety car che spegne le luci. Allora le due Alpine si preparano a dettare il passo per questi già 7 superstiti. Dopo sì e no 2 km di gara. Comunque, piloti che vanno di nuovo a portare le gomme medie in temperatura. Prende spazio già River Marathon nel safety car. E come vediamo dalla minimappa, è già prossima all'ingresso in pit lane. Quindi deve anche velocizzarsi Robby. Oppure chissà se è una tattica quella di Robby di tenere il gruppo lontano e permettere a River Marathon di scappare fin da subito. Safety car che in questo momento è ai box, con River che parte in questo momento e Robby che tiene tutto il gruppo lì, è già fuori dal DRS. Ma Robby adesso però si verrà sicuramente, si vedrà sicuramente attaccato da tutta la compagnia, che vedremo come prenderà, manderà giù questa situazione. Ma da poverino, tutti che lo braccano, è una cosa brutta. Sento puzza di disputa. Vedremo in effetti anche in base al rallentamento che c'è stato, perché bisogna mantenere la distanza costante. Se lui si era già distanziato da River prima del messaggio della safety car, ma comunque ai giudici la patata bollente. Ferra mette il mirino Robby, che si difende al centro della pista, anticipa la frenata da dietro, si affaccia anche Lewis nei confronti di Krieger, un Lewis che tutto sommato però deve stare calmo, poiché un drive-thru Ha lontanissimo in quasi frenata. toccato Krikkonen in questo momento, cioè proprio, ci è arrivato proprio a pelo, raga, in una maniera incredibile. Sicuramente vuole recuperare perché due safety car, box, pole ottenuta ma persa poi per i vari sussidi, insomma. Adesso vedremo cosa riuscirà a fare per i prossimi 19 giri. Speriamo ovviamente che riesca a recuperare. E allora il gruppo che transita tutto insieme al castello, fatta eccezione per River Marathon che ha 3 secondi di vantaggio nei confronti di Robby, e Naspers che è un delta più o meno simile nei confronti però di Lewis. Naspers in settima ed ultima posizione, vediamo come si muove Ferra, bravo anche a sfruttare la pista, visto che quel muretto, nonostante sia rientrato un po' nella traiettoria, ho visto molti piloti passarci vicino, prima girare sulla destra per allargarsi e non saltare troppo sul cordolo interno, quindi piloti che vanno anche ad aggirare i cordoli quest'anno, che sono veramente pericolosi, così come è pericoloso Ferra che insegue da molto vicino Robby. Fa altrettanto Krieger nei confronti di Dr. Wu, e Lewis credo che tornerà in box in questo giro per scontare il drive-thru. Abbastanza rapido sembra Robby su dritto, ovviamente DRS ancora disabilitato, non Riconen. riesce,
afferra, si è riesce invece Krikkonen, almeno ci prova Krikkonen, va molto profondo Doctor Who, riesce a girare la sua vettura, credo sia arrivato un avvertimento che lì è facile che scatti appena si va oltre il cordone, oltre la linea bianca a terra. Nulla da fare anche per Krikkonen, ci riprova Ferra ma ancora troppo lontano, a meno di un attacco disperato, ma è un Robby che ha ripreso un secondo a River Marathon. È stato un errore di River. Ah, ok. Non è tanto ai box Leutz per scontare il drive-thru, è 7 secondi dalla spazza, dici se va. Tanto Ferra, noto che si sta studiando Robby per cercare di sorpassarlo, vedo che è lì che si fa vedere, allarga un po' la traiettoria, un po' stringe, quindi sta aspettando ovviamente il momento opportuno. Io quello che avrei voluto vedere più che altro, più che senza togliere nulla ovviamente la lotta fra Robby e Ferra, avrei voluto vedere, speriamo che succeda, chi lo sa, una lotta fra Leutz e Ferra, però per ora non l'abbiamo ancora vista purtroppo. Molto rapido Ferra in uscita dalla 12, riesce a saltare con molta fiducia sul cordone interno, arriva allora ovviamente vicino e staccata nei confronti di Robby, ma qui alla 15 c'è poco da inventarsi, a meno che proprio lo sportivo di legge in chat, come ieri con me è accaduto con Re, uno dei due deve alzare, magari arrivare a fianco di lì alla 15, Krikkonen, Christian Redaelli, diciamo disegna delle traiettorie un po' più larghe. Sì, anche perché ha quasi preso il muro, se allargava ancora un po' prendeva il muro. Prendendo la telecamera fissa apposta è uscita proprio da curva 18, ci ha permesso di apprezzare la velocità, anche i pesi che si vanno a spostare verso l'esterno con le vetture che vanno oltre i 2,50, va ancora sempre più grande negli specchietti dell'Alpine di Robby. Ferra 87, ma ancora tutto rimandato nel DRS che viene abilitato in questo giro, e già in questo rettifilo potrebbe provarci con l'ala mobile che si spalanca, traziona bene, molto vicino, sotto i 3 decimi dovrebbe riuscire nella manovra. Vai Seba. In questo momento tutto può succedere, infatti c'è Ferra che ci ha quasi provato, è allungato tanto rischiando addirittura di prendere il muro, ma meno male che non l'ha preso, con appunto un Robby che, per come sto vedendo in questo momento, proprio sta afferrando proprio il coltello con i denti, perché una seconda posizione vanificata purtroppo da questo lungo, da questo colpo di posteriore destro verso il muro. Peccato, veramente peccato, perché ha fatto appunto dopo la ripartenza un bel pezzo di gara, ma adesso purtroppo tutto vanificato, quindi con un Ferra che piano piano tranquillamente sta risalendo, e un River Marathon che anche lui inaspettatamente è in prima posizione, quindi bella gara, belle battaglie. Peccato appunto per i ritiri, sicuramente anche di Kiko Driver, che poteva fare meglio dell'ottava posizione. Robby sicuro ha un danno al posteriore, sì, per come ha picchiato. No, per come ha fatto curva 14, metà gas. Beh, comunque è andato pesante contro il barriere con la posteriore destra, e visivamente spettacolare, perché c'era una telecamera fissa lì, e quindi abbiamo già visto l'Alpina di Robby arrivare attraverso contro le barriere, e bello l'incrocio anche di Ferra e tutto il resto della compagnia, piloti luce, insomma è stato un bel momento. Sportivamente parlando un gran peccato per Robby, però un momento particolare con Doctor Who che va all'attacco di Ferra, approfitta della zona di DRS, tutto sommato Ferra aveva un po' alzato il piede nel duello con Robby, quindi un Doctor Who che prima si era attaccato da Krikkonen adesso riesce invece ad attaccare il caposquadra Mercedes, e vedremo questi tre piloti che ritmo riusciranno in prima adesso per provare a riprendere un River Marathon che è a 3 secondi. Beh, infatti giro veloce, 42,9. Vediamo, infatti una decina di secondi dalla vetta, 12 secondi dalla vetta e 8 da Ferra. Ma infatti quello che ho detto io, che prima, come avevo detto di Doctor Who, lui potrebbe fare un po' d'ago della bilancia per questo campionato, secondo me, poi non so secondo voi o secondo gli altri, ma almeno secondo me sì. È che è incostante Doctor Who. Esatto, è quello, però comunque quando poi spinge noto che fa delle belle prestazioni, però sì, ha un po' di incostanza, però se appunto non avesse l'incostanza potrebbe fare bene tago della bilancia. Dica scusami, tutto, scusa Sebastiano, ma dal live timing vedo un danno abbastanza significativo sull'ala di Leutz.
Quale ala? Anteriore o posteriore? Anteriore, anteriore. Anteriore. Ah sì, manca il flap sinistro, sì, giusto. Infatti prima era in lotta con Naspaz, però adesso ha preso un po' di largo. Naspaz adesso è andato un po' più lento. No, ma ha fatto tutto da solo, penso al castello. Ah, ok, ok, ah, sì. Perché non ho visto. Naspaz aveva passato ancora prima della 15, credo, uscendo forte proprio sì. Dalle S del castello. E anche con un Naspaz che forse ci ha tenuto a non resistere. È un Krikun che in uscita di curva è andato più volte largo. L'abbiamo visto alla 16, anche alla 12 in uscita dal castello. Ora anche a curva 1. E questa volta è andato molto vicino alle barriere. Quindi ne ha Krikun, come scritto dalla chat, però ne ha forse troppo, perché non riesce a tenere un buon punto di corda per il momento, almeno l'uscita dalle curve. Allora, Eutz, cambio come... ala, cambio gomme, mette le hard. Le gomme hard, quindi fa un po' da cavia in questo senso, e quindi facendo da fattore indicativo proprio per vedere quale sarà la loro prestazione. Ma come hai detto tu, Raffa, prima, possono essere magari una buona alternativa, una valida strategia alle hard, ma non so gli altri piloti magari se l'avranno provata eccetera allenandosi, ma può anche essere, però vedremo. Si è appeso ai freni ancora una volta Ferra all'ingresso del castello, secondo Dr. Wu. Proprio visto il discorso che faceva in precedenza Ernesto, affidandosi alla cartellonistica, alla segnaletica dei LED per quando vengono esposte le bandiere, si è, come detto, veramente appeso ai freni. Bloccaggio nell'anteriore sinistra, per un momento aveva puntato il muretto, quindi sì, seguire. Intanto Krikun non ci sono i giri richiesti, però ci vuole coraggio. Con i danni al fondo di quest'anno ci vuole coraggio a sfruttare così tanto oltre il cortolo, quindi bravo lui che ha trovato un buon setup per approfittarne. Anche in ciò sta la furbizia eventuale. Vediamo se Ferra ce l'ha messo Dr. Wu. Non sembra, un po' lontano. Dr. Wu ha ripreso un secondino a River Marathon, giro dopo giro. Però River Marathon si sta difendendo egregiamente, e in questo momento probabilmente potrebbe essere anche il risparmio gomme, visto il recupero comunque non costante ma significativo che sta facendo piano piano Dr. Wu. Perché prima mi sembra, se non sbaglio, che era 3 secondi e qualcosa, adesso ha guadagnato qualcosa, quindi sarà probabilmente in gestione gomme River Marathon. Ah sì, considerato che l'ha messa al primo giro, secondo. Esatto. No, l'ha messa al terzo, perché ha fatto 9 giri con le medie. Mentre invece insieme a Roby, che anche lui ne ha fatte 9. Quindi sono quelli che hanno le gomme con più giri, con le gomme più vecchie. E allora, gruppo abbastanza sgranato, siamo ancora una volta a bordo del fondo della Ferra, nello strettissimo e anche lento tratto, lento rispetto al resto della pista, perché in realtà comunque le velocità sono abbastanza sostenute, si parla di quarta o terza marcia, insomma, in base alle preferenze del pilota, sicuramente più veloce rispetto al tornantino che affronteremo la prossima settimana con i campionati che torneranno nel Principato di Monaco. Comunque vedo del terrore nell'affrontare il castello dalla parte dei piloti. C'è chi la fa di seconda, chi la fa di terza, chi la fa di quarta, chi la fa a sponda. No, non bene. È tipo biliardo praticamente, sostanzialmente. Personalmente facendo la seconda, ma la seconda non mi è mai capitata, ma ogni tanto commettevo l'errore di scalare in terza marcia e c'erano ancora più sobbalzi perché avevi più coppia, eri più alto nei giri motori. No? Quarta, abbastanza calma. Non è calma invece la situazione tra Ferra e Dr. Wu, con Ferra che dall'esterno va ad attaccare la seconda posizione. Alza il piede Dr. Wu, staccata per il momento, rimanda uno switch allora tra questi due piloti per provare a riprendere la prima posizione di River Marathon, lontana quasi 3 secondi. E dicevo, farla in quarta marcia sotto coppia con calma, almeno personalmente l'ho trovato anche più semplice rispetto agli anni passati. Ma dipende appunto come si trova il pilota. Sì, io Baku l'ho provata poche volte, non mi piace come pista perché non sono bravo nei cittadini, però per quello che ho affrontato il tornantino del castello l'ho fatto in lungo seconda. Krikun. Ah, di nuovo. Krikun 4. Krikun, sì. Qui il largo si può fare solo dritto, non, purtroppo poi non c'è. C'è il muro, no. Io raga comunque l'ho chiamata stessa feticare oggi proprio, cioè no, non odiatemi, ma le ho proprio chiamate, scusate. Come era partito sembrava che non riusciamo a chiudere nemmeno un giro, per ora dai, metà gara l'abbiamo fatta, diciamo 6 giri, male. Diciamo siamo a metà gara della distanza totale, però di gara vera in realtà l'abbiamo fatta
5-6, Sì, visto che 5-6 giri più o meno, sì, eh sì, i esatto. restanti li ha fatti Mamma Morata. mia, Robby è andato larghissimo. Io l'ho visto contro il muro, ma veramente mi Scusatemi, sono spaventato. Ho avuto un panico, mi è venuto. interrompo Leutz, altro danno all'ala, Ma salta a che destra. fatica. Ma È sempre dal tornantino del l'hard. castello? No, no, salta a curva 2 o 3. Ah, ok. Ormai è lontano. Meno di una safety car bisogna qui mettersi l'anima in pace, arrivare al traguardo e portare a casa punti preziosi, perché non sempre si viene miracolati con soltanto un danno all'ala. Raffa, non Intanto nominarla per favore la safety car, basta, ti prego. Ferra accorcia sul river e stacca sì. Dottor È una bella gara, sta succedendo un po' di tutto, sì, però è ancora lunga perché sì che è vero mancando 10 giri, ma come abbiamo visto in 3 è successo di tutto, quindi chissà, speriamo di no, però si sa mai. Eutz, bravo, con calma. Forse nemmeno troppa. Qui è Visto stato dando da S, però. Eh sottosterzo. sì. Infatti ero con lui da un po', perché è l'errore tipico. Può capitare con un danno all'ala di non ricordarsi dove alzare il piede lì. Nella S ce la fa, Eutz, a riportare la sua vettura in box, credo. Anche una gomma sorta, visto lo scarico di carburante, del fatto che è nuova. Oppure una media, come No, vedo, in media, lontananza. mette una media, mi sembra di aver visto. Infatti non mi prenderei dischi Sì, a media, sto punto. esatto. Una media usata di due giri, comunque, per arrivare al traguardo e cercare perlomeno di non finire doppiato. No, River Marathon è ancora abbondantemente lontano, c'è ancora un settore e mezzo tra i due. Bandiera gialla. Un'altra bandiera gialla, che Nasdas, cosa è lungo. successo? Ah, ok. Lungo a curva 5. È andato lungo nello stesso punto di Roby prima, un po' prima, ma nello stesso Eh sì. punto. La roba è andata in testa qua. Se non altro, Attenzione bravi. Ferra, che suona a carica. Sì, Urca, 1,4, ha piantato lì Doctor Who, già verso il delta dei 2 secondi, e si fa sempre più definita la sagoma dell'Alpine davanti agli occhi di Ferra. Ha recuperato tipo credo 2, 3, 4, 5 decimi più o meno in un giro a River Sì. Marathon più o meno. E siamo Due lì tubi, più o no? meno. Non so Più perché che qua c'è altro un'e4, River un'e3, 45. un'e8. River è girato 45,0, mentre Ok. Ferra 44,6. Sono 4 decimi. Comunque, però vedo che c'è un po' di molla perché fa 1,2, 1,6, 1,4, così. Quindi comunque siamo lì. Adesso è molto più vicino, ad esempio, gli ha recuperato addirittura 9 decimi in poche curve. River Marathon in crisi? Ah, ho visto che ha sbagliato la Infatti staccata di curva 3. è capire chi dei due arriva dove, poiché River, ah sì, solo tre giri, però se vogliono andare fino in fondo con questa gomma media sono tre giri pesanti. Se invece entrambi decidono di fermarsi, River potrebbe già coprirsi in questo giro montando un'ennesima media e provare a fare ritmo, ma sicuramente Ferra vorrà puntare su una gomma soft anche per avere il punticino extra del giro veloce, cannibalizzare le difficoltà di Leutz di questa serata. Sono punti, anche se solo uno, importanti. Molto Oh. importante, assolutamente. Io ti dico che Ferra non si ferma più. Ferra? Dici che non si Sì. ferma? No. Ma con tre Ferra giri sulle fino gomme in più, è difficile arrivare, come ha detto Raffa. a... Anche Tre ce li perché non so se arriva. in effetti li conta Io so sempre. la strategia che avrebbero fatto se non fosse uscito in sport, se non fosse uscito tutte quelle safety car. E la strategia era rossa, media. Cioè, soft media. Ah, qui ci Perché stai erano dicendo altre che le cose. safety car hanno sconvolto le strategie casa Alpine? Oh, No, River no, Marathon ai no, no. box, a proposito, ai box adesso. Adesso ai box River Marathon. Vediamo, 10 giri. Gomma media, infatti. Ti sei sbagliato sul dire che No, non no, ci io ho andava? detto Ferra che non andava ai box. Non ho detto niente. Andata da Sì, Ferra, arriva io cap io il cap suo scusa, no, giro. scusate, ho capito River Marathon. Perché poi tutti i piloti così insieme, sì, no, va Ferra, no, non, per 10 giri, ma non ha senso esattamente. Doctor Who invece è tranquillo lì, secondo, che sta cercando forse di approfittare un po' delle situazioni. Invece, Robby con 13 giri sulle medie. Bisogna vedere un po' cosa farà. Per 10 giri potrebbe andare ancora una volta? Voi che dite? Beh sì, anche lui Ah. può
fermarsi e mettere una media, visto che già si è fermato River. Più che altro è mettersi comodi, poiché la gomma usurata al posteriore inizia, cioè la media può coprire molti più giri rispetto a quanto hanno fatto finora, però con le due safety ovviamente sono saltate un po' le carte. Se già inizia ad avere un po' di difficoltà, ce lo può permettere. Considera pure il danno a posteriore che ha Robby. Sì, anche. Peccato per quel punto, per quel lungo. Non ci voglio andare più sull'Hertz. Un giro veloce, credo che abbia sfiorato il muro. Giro veloce e poi stava a prendere il muro in uscita da curva 1. Allora vediamo come si muove Ferra, se decide di rispondere a River, perché in questo momento è difficile, ma ha la patata bollente in mano, perché Ferra fino in fondo all'aiuto di Grigonen, però Oh, ma l'aiuto sempre questo anche Dr. Wu, se vogliono arrivare fino in fondo. Robby non penso, perché da pochissimo arriverà e credo che da buon compagno di squadria si farà da parte, però se Dr. Wu, Krigon vogliono tutti arrivare fino in fondo, saranno gli ottimi alleati. Io fossi in Krigon mi terrei pronto, in realtà già avendo una soft magari succede qualcosa davanti, perché è a 12 secondi da Ferra, tutto sommato se lo può permettere, diciamo, di giocare una carta differente. Dr. Wu invece è una bella pressione per Ferra, perché sì, ha un buon vantaggio nei confronti del pilota Red Bull appena fuori dalla zona di DRS, però è lì, quindi bisogna ragionare se Claudio decide di arrivare fino in fondo o si ferma, e in ciò c'è da marcare un River che per il momento è a 18 secondi e 3 dalla vetta, quindi non facili questi giri, deve pensare molto, ricordandosi ovviamente di girare il più veloce possibile. Robby si sposta e quindi riesce River Marathon a tornare in quarta posizione. Vediamo, in effetti, considerando la difesa e il fortino tirato su da Grigonen la scorsa settimana in Spagna nei confronti di Lewis, proprio per aiutare il suo compagno di scuderia, tarpando un po' le ali nella risalita di Lewis e per una penalità doveva scattare all'ultima posizione, ci potrebbe anche stare. Grigonen decide di sacrificarsi in questo modo, ma va qui con un chilometro di rettilineo, la vedo difficile. Vediamo, decimo passaggio sul rettifilo principale. Vedremo quale sarà la scelta di Ferra e Dr. Wu e Tech. River comunque non è che sa fa chissà quali temponi, è più o meno sullo stesso suo miglior tempo, cioè suo miglior giro fatto in precedenza con l'altro gol. Eh sì, è rimasto lì a 18.4, 18.3 con Ferra. Non ha né perso né guadagnato, un po' di elastico per tutto il giro. Adesso sul dritto va parecchio. Ha preso mezzo secondo solo sul dritto a Ferra, quindi diciamo che 4.5 questo giro. Esatto. Sì. Sta cercando, ma è dura, è molto dura. Mancano 8 giri. 9 giri. Se non guadagna 2 secondi a giro, caspita. Ed è a 3 secondi da Krigonen, quindi su Krigonen arriva Dr. Wu, molto complicato, e a questo punto però vedendo anche adesso la velocità di punta di River Marathon, quanto aveva guadagnato nei confronti della prima posizione solo sui 2 km di rettilineo, non so quanto Grigonen potrà inventarsi, come dicevi bene te prima, Ernesto, perché non... po' complicato difendersi con quella velocità. Ma pure se non avessi chissà quella velocità di punta, ma solo il DRS scia. Robby ritirato. E adesso è scia safety. Voilà. Di nuovo il castello. Sì, esatto. Precisa per far riavvicinare il River. Quanto ha fatturato il castello la trattoria? Con 4 piloti sono tutti lì. Non so se c'è rimasto Luca da ieri sera. Il raduno è la prossima settimana, ma a Roma, non alla trattoria. Mannaggia. Ovviamente ai box davanti, sì, ai box Ferra. Sì, sì. Stiamo aspettando che transiti Naspaz qui al castello per vedere la vettura di Robby alla Leclerc, è andato dritto contro il muretto che protegge proprio il tavolino esterno della trattoria della vecchia signora. Ferra, gomma media soft per Dr. Wu. E ci sta, perché due giri di safety car ci può stare, ovviamente, come scelta. Vediamo Krikkonen
forse Ferra, no, le soft nuove ce l'avevano. Anche River Marathon, ovviamente, ai box, visto che erano tutti lì. Soft anche per River Marathon, Ferra. E che fatica questi ultimi giri che dovrà guardarsi negli specchietti. Rientra clamorosamente anche Leoz, è l'ennesima grande occasione, che l'ennesima mano che il gioco gli tende dopo 3-4 ali sostituite in questa gara, quindi deve stare calmo. Comunque è sesto, anche chiudere dietro Naspaz, sono punti buoni. Sembra tre ali, un drive-thru. I 5 secondi per il contatto, mi pare. Sì, tamponamento. Box Leoz. Ah, lo spazio invece ha proseguito. Peccato. Sì. Ingegneri, diciamo, che non l'hanno richiamato. Un 13 giri come me poteva tranquillamente fermarsi, visto che tutti hanno fatto lo stesso. Gomma soft, ovviamente. Anche per Leoz. Sai che non sono sicuro che Ferra avesse una gomma soft nuova. E allora in qualifica... Sembra che abbia fatto tre tentativi in qualifica. Beh, però aveva quella nuova della gara. No, non te davo, ma lo sanno. Ah, no. Mazza, bene. Bravo, me. Conosci bene il gioco. Purtroppo. io mi c'ero. No, dai, passo di tempo. No, è che. No, mi spiego, che sono tutti convinti. E che quando vai in qualifica ti dà tre gomme che sono, che non le puoi utilizzare, che sono una rossa, una media e una hard. Però la rossa in realtà sarebbe quella che ti dovrebbe dare aggiuntiva al Q3, solo che, dato che non usiamo le qualifiche complete, quella gomma non te la dà mai. Ora siamo stati turlupinati dalla Codemaster. Sì. Certi che rendono si dovrà affrontare un ennesimo giro e è arrivata quasi a quota 10, anche Mailander rischia di entrare in classifica. Quindi praticamente un terzo di gara abbondante è stato fatto su Safety Car? 8-9 giri, sì. Ai ai ai. Io non commento più, me ne vado, ragazzi. Ciao, alla prossima. Sostituitemi, che è meglio. Perché veramente, cioè, raga, l'ho detto. Ho detto, voglio vedere meno Safety Car possibili. Vogliamo vedere meno Safety Car possibili. E sono arrivate. Questa è la terza, quarta? Terza. E ci sono ancora 5 giri di gara. Pensa quello che... C'è ancora spazio per un'altra, se provi no, basta così, va bene così. Apprezzo per il pensiero, però no, meglio di no. Esatto, anche perché penso che mi stiano disprezzando i piloti, che è diverso. Lunedì in sport sono uscite una virtual e 4 safety. L'ultima se n'è andata a 2 giri. È vero, la virtual, è vero, anche la virtual. Stasera la virtual, poi la dobbiamo vedere. E allora crediamo che Leoz si vada a ricongiungere al gruppo. In questo momento, come vedete sulla grafica, basso a destra, staccata di curva 3, quindi quasi sicuramente da questo giro si tornerà a correre, come di consueto, due giri senza DRS, poi verrà abilitato per le ultime 3-4 tornate. Raffa, è tempo di marchetta, vai. Il tempo di marchetta, allora, sul nostro canale Telegram, Formula Italia Team Official Channel, trovate le felpe natalizie per festeggiare il Natale Fit. No, non è vero, però magari qualcosa lo potremmo fare, visto che lo store già c'è, magari una special edition natalizia possiamo inventarcela. C'è il sondaggio per votare il vostro driver of the day, il pilota che più vi ha fatto emozionare, che vi ha regalato anche la sorpresa magari di giornata, uno che proprio non vi aspettavate. Tutto sommato, magari sarò crudele, non mi aspettavo Naspaz 6 giri alla fine in quinta posizione. Poi vabbè, è penultimo, in realtà ne sono successe tante. Lui in quel fantomatico 2016 ottenne la quarta posizione, sì, arrivando in ultima posizione, però arrivando, quindi è già un successo. Tu, Rafa, sai già chi è il mio pilota del giorno, lo sai già, penso. Vedremo se si confermerà tutta la bandiera scagliola. Il mio pilota del giorno ovviamente è Leoz, io sono sempre su di lui, quindi... È nato quest'amore ormai. Incommensurabile, guarda. Molto si riparte. Sì, Safety Car che ha spento le luci. Allora, per la terza volta, questa volta abbiamo Ferra a dettare il ritmo, per poi ripartire gli ultimi
5 giri del Gran Premio d'Azerbaijan, quinto round della stagione 2021-2022 con la Prime League. Ferra davanti a Dr. Wu, poi Karikon, River Marathon, Naspaz e Leutz, tutti quanti su gomma soft nuova, fatta eccezione per Naspaz in quinta posizione con una gomma media usurata che presumibilmente verrà sforniciata da Leutz, e Ferra lì al comando sì con una gomma media ma nuova che non offrirà il grip necessario per difendersi da un gruppo arrembante, un gruppo che probabilmente con River Marathon riesce già a trovare lo spazio nei confronti di Green, che da scudiero forse non solo per cercare la prima posizione di attaccare la vittoria. Leutz su Naspaz intanto, sì, anche su Naspaz in trazione subito in uscita dalla curva 1 e subito già su River Marathon che è uscito veramente male dalla 2. Leutz che prova a ricostruire in qualche modo anche l'occasione di risalire sul podio, paradossale come Dr. Wu non sia riuscito a stare vicino a Ferra già un secondo e mezzo, forse deve entrare nel ritmo anche pilota, mamma, quello sta spingendo Leutz a River Marathon, gli era probabilmente entrato nel cambio. Deve stare molto calmo perché, come detto, è l'ennesima volta che la sua gara si è ricostruita. Ci prova verso la staccata della 7 con River Marathon che si sposta all'ultimo, poco prima della frenata. Ah, tamponata di River Marathon. Non ha rotto l'ala. Sì, 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 è partito un pezzo. Ho visto. Ah, ok, no, ok. Ah, sì, l'ho visto adesso. Ok, ok. Non so quanto sarà felice Leutz, forse distratto dal movimento di River poco prima della frenata e poi quando si è trattato di frenare, occhio adesso a stare così vicino perché qui il sottosterzo anche si può far sentire. Per Leutz magari poi se ne riparlerà nel post gara, si organizzeranno tra di loro, deve stare calmo, non lasciarsi prendere da questo duello, perché comunque già a 10 secondi su Naspaz che probabilmente si fermerà di nuovo, un quinto posto per come si è messa è oro colato. Un altro bacino al muretto, ha deciso di fare la S in pieno anche con il danno e lì davanti non si sono sgranati, ma strano, molto molto strano. È un po' come nella realtà. Ah, Leutz non si è fermato, è andato anche lungo, ha perso 4 secondi in questo giro da Naspaz. Sì, percepisco, non fermandosi adesso, percepisco dell'impegno, così come con il drive thru nel complicarsi la serata, ecco. Ah, però cerca di mantenere a quinta posizione. Sì, ma con questo danno, cioè, nella S aveva già toccato il muro, un giro pianissimo, personalmente non ne vale la pena. Poi magari in un'altra soft mi prenderà male parole quando rivedrà questa gara su YouTube. E comunque la cosa strana che dico in questo momento è che Dottor Who, nonostante la rossa, si sta prendendo un distacco sempre più alto da Ferra. Strana come cosa. Ma la rossa non è chissà quale gomma. Beh, comunque, però, essendo più soft della media, dovrebbe perlomeno darti un vantaggio. Perlomeno un giro, sì. È che in quel giro ha perso un secondo e mezzo, esatto. Un altro. Quindi praticamente il suo vantaggio è stato vanificato. Forse non ne vale la pena, non la vuole rischiare. Glielo domanderemo magari nel post. Ah, credo sia una questione di fiducia. Stanno già tutti con abbraccini. Ma perché magari ha visto l'andazzo della gara, ha detto meglio che mi calmo, che magari succede di nuovo qualcosa. Magari si accontenta anche di un semplice secondo posto, probabilmente. Vediamo se cerca il bottino grosso invece Krikkonen, perché è lì ad un secondo e sei da questo giro, DRS abilitato e una papabile doppietta per la Mercedes sarebbe male, soprattutto perché Krikkonen andrebbe a passare in pista proprio la Red Bull, che è la rivale, la casa tedesca, almeno in questa categoria per quanto riguarda la classifica costruttori. Ma è un Krikkonen che in realtà è sceso a 2 secondi in queste prime 3 curve nei confronti di Dr. Wu, e River Marathon è tornato sotto al prima citato Christian Redaelli, quindi un po' di effetto elastico qui nel guidato, si riavvicina, si riallontana, quindi vediamo in questi ultimi 3 giri se c'è un po' di movimento qui sul podio. Il resto sembra un po' scritto, con Leutz in quinta posizione ormai lontano, 12 secondi a River Marathon, Naspaz con 17 giri di gomma media, anche lui credo si stia impegnando per arrivare al traguardo. Bisogna vedere chi avrà un po' più di cuore qui, un po' più di coraggio per cercare un bottino
dei punti più bravi questi ultimi chilometri. Nel largo di nuovo, mamma mia, cioè tutti i giri che io ho visto, non ho visto tutti, ma tutti i giri che ho visto io personalmente, l'ho visto sempre andare largo lì, sempre. E credo che questo dritto si avvicinerà pesantemente a River Marathon, per il momento 1 secondo e 3 nei confronti di Krikkonen, guadagna tanto di spinta, per il momento abbiamo sbirciato anche di spinta elettronica nei confronti di Krikkonen. Ci sta in questi ultimi giri, magari sul dritto è l'unico istante dove puoi dare tutto e magari i piloti non ci tengono a utilizzare l'ERS in altri tratti dove magari poi ti ritrovi una velocità differente, anche quei 5 km orari potrebbero allargarti la traiettoria. River Marathon rapidissimo, mamma, troppo, come gli è arrivato a pelo, mamma mia, è cioè allora, quello che stava appena dicendo Raffaele, sì. Dato che uscire DRS, ERS, è trovato con 20 km in più rispetto al solito, stava a fare il frittatone. Sì, infatti ha recuperato tipo un secondo e un decimo in pochissime curve, allucinante, veramente allucinante come recupero. E si accende un po' la lotta anche per la quinta posizione, sì. Con l'Aspaz in zona di DRS con Leonson, in estrema difficoltà momento con questo danno all'ala, quindi vedremo se Naspaz riuscirà nella manovra. Krikkonen, quindi il guidatore, riesce a difendersi nei confronti di River Marathon. Adesso arriva il guidato, dove Naspaz invece potrebbe arrivare ancora più sotto all'Eutz, cercare un sorpasso, andare in quinta posizione. E comunque, che per lui in questa stagione sono punti già preziosi, magari sono punti non così sentiti come se fosse riuscito ad ottenerne uno nella passata di stagione di Prime, dove per la prima volta nella sua lunga carriera qui su Formula 3 non è riuscito mai ad andare a punti, ma era stata una Prime dove si era partiti già in 18, ultra competitiva già per entrare in top 10. Quest'anno, diciamo, anche con la classifica ampliata a 12, diciamo le statistiche un po' saltano, però per il morale comunque stare lì, già arrivare al traguardo a Baku è una bella sensazione. Hanno dovuto frenare la spazzo, ovviamente doppia frenata. Spircio anche un River Marathon molto vicino a Krikkonen, ma almeno in questo giro non è riuscito nella manovra. Adesso una spazio invece. Occhio. Io comunque ho notato una cosa, si è lanciato. La scusate, riesce, si difende mamma bene mia, ragazzi, è tiratissima per il podio, per il podio. Anche a Naspaz passa Leos, sì, Leos ci ha provato a resistere all'esterno, ma nulla di fatto. E allora ci possiamo definitivamente concentrare qui per la terza e quarta posizione con un River Marathon che ha provato a lanciare la sua Alpina all'esterno di curva 3, molto corretti comunque entrambi i piloti in frenata nel rispettarsi. E Leos che ha replica su Naspaz, risale ancora in quinta posizione. Sono complicati, è un po' una guerra tra, insomma, Leus è mezzo morto con la vettura River. Pure Naspaz che ha fatto un errore in curva 2, ha rotto ancora di più l'ala. Sono pari adesso con l'ala. Dove è andato a girare Naspaz? È andato lunghissimo, sembrava una traiettoria particolare per incrociare, invece nulla di fatto con Naspaz, e credo smentoli bandiera bianca nei confronti di Leus. River lontano fuori dal secondo. Sì. Ecco, adesso Raffa, dico, aggiungo solo una cosa, sì, che volevo dire prima di River Marathon. Ho visto proprio che in quel tratto lì dove si sono toccati Vettel e Hamilton nel 2017, sbaglia il cambio a marcia, lui è lì che perde secondo me, da quello che ho visto. E vediamo, appena fuori mi sembra, DRS, mi sembra, pochissimi millesimi, non so se non lo ha preso per un millesimo perché era 0601 davvero lì sul filo, però comunque sul dritto la scia tutto sommato si fa sentire. Anche forse il setup più scarico per River Marathon gli permette di arrivare a 4 decimi alla staccata della 1, seconda zona di DRS papabile per un attacco con River Marathon che arriva molto vicino in frenata, ma poi con il proseguo della curva 2 si allontana Krikkonen in trazione, spalanca la mobile River Marathon. Ci vuole tanto cuore per lanciarla
con questa distanza, mezzo secondo, e qui nel guidato credo che Rigone riuscirà a difendersi. Manteniamoli d'occhio per un possibile arrivo in volata. Ferra per l'ultima volta si prepara ad affrontare il tratto del castello, sarebbe la terza vittoria stagionale, è una grande occasione per allungare in classifica proprio nei confronti di Leutz, primo dei rivali in questo momento diventerebbe River Marathon, che comunque sta restando vicino a Rigone, ancora lì sui 3-4 decimi. Quindi per il momento è ancora lì. Pensavo, mi aspettavo soffrisse di più come accaduto nei giri precedenti, invece sgondola un po' il possesso della pinna, ma resta lì con Krikkonen ad inseguire questo possibile podio fino alla fine, un podio che insegue Krikkonen dalla sua scorsa stagione dove è andato ad esordire. River Marathon è andato a podio proprio la scorsa settimana in Spagna, quindi tutto sommato per il cuore potremmo dare un punticino in più a Krikkonen, ma noi valuteremo sotto la bandiera a scacchi, bandiera a scacchi che sta per sventolare sopra la Mercedes di Fabio Ferracini, alla seconda vittoria consecutiva, la terza in questa stagione, si prepara per andare a vincere il Gran Premio d'Azerbaigian. Poi aspetteremo la conferma con i risultati ufficiali. Fabio Ferracini, Ferro 87, vince il quinto round della stagione 2021-2022 della Prime League. Arriva River Marathon, ce la fa, DRS spalancato, Krikkonen che ci prova in qualche modo e ce la fa di una spanna. Mamma mia, che bello, che bello, l'unica, che bello. L'unica volta che ha preso il DRS all'uscita della curva 16 e l'ha sorpassato. Un po' di involata, meraviglioso, bello bello. E allora Ferra davanti a Dr. Wu, poi River Marathon a strappare la gioia del primo podio in Prime e su Formula Italia Team per Christian Redelli, che comunque chiude ancora una volta in top 5 in quarta posizione. Quinto proprio arriverà Leutz 27 con quel poco che è rimasto di sano sulla sua Aston Martin, tra le varie penalità e di contatti che lo hanno attanagliato questa sera. E dietro di lui poi in sesta piazza arriverà anche Paolo Nasotti, l'arte Naspaz, a chiudere la lista dei sei che ce l'hanno fatta comunque ad arrivare alla bandiera a scacchi. Per come era partito questo GP, onestamente mi aspettavo un totale disastro, con forse un record per quanto riguardava i piloti di sotto alla bandiera a scacchi, con i piloti al traguardo, però tutto sommato poi si sono calmati. È stato giusto quell'errore di Robby, altrimenti la gara era affidata abbastanza liscia dopo il pathos dei primi giri. Comunque il Baku si conferma sempre il circuito che cambia molto le carte in tavola, perché Leutz da poleman si è trovato quinto, quindi peccato, veramente peccato per la sua prestazione, anche se io comunque lo confermo personalmente pilota del giorno, lo sapete, quindi, però mi dispiace comunque per lui assolutamente. Ed è la quinta vittoria in carriera, ovviamente qui su Formula Italian Team, per Ferra, non aveva mai vinto qui in Azerbaijan, lui che ha esordito nel 2018, aveva ottenuto un podio nella passata stagione, anche era stato lì in lotta, aveva ottenuto proprio la pole position, e quindi ottiene anche la gioia del successo. Ernesto, riesci, in attesa che prima termini la lobby, se no poi facciamo errori, succedono cose. Sto aspettando poi... quello, tranquillo. Grazie mille, allora poi tra pochissimo avremo... E comunque Ferro ha fatto pure un giro veloce. Si prende pure la soddisfazione del giro veloce, esatto, esatto, con il punto aggiuntivo. Sempre da dimostrare, da pubblicare il giro. Sì, al solito aspetteremo i risultati post gara con lo scrutinio dei vari giri richiesti, anche per le qualifiche. Qui la direzione di gara andrà a controllare curva 7 e 15. Tutto sommato nel corso della settimana non ci sono state penalità, i piloti sono stati molto calmi su quei cordoli, almeno in qualifica. In gara poi, come indicato, c'era stato il via libera, quindi hanno sfruttato tutto ciò che veniva concesso dalla direzione di gara, questa volta marchiata Codemaster durante il GP. Però al solito io vi rimando al sito www.formulatrainingteam.com per i risultati ufficiali una volta che lo scrutinio verrà completato. So ragazzi, no, vinto Ferra, la rossa non funziona a dovere, box Red Bull, e sono successe un po' di cose, sì, anche dalla chat, che ancora una volta ringraziamo, che ci ha aiutato anche nel commento di questa serata. Ci stanno raggiungendo i primi tre, quindi ringrazio Ernesto, già lo saluto, se è già andato non ho fatto caso. Sì, vado adesso, buonasera a tutti. Mille. Ok, allora aspettiamo che ci raggiunga anche Ferra, così poi possiamo iniziare queste interviste post gara dopo il quinto round di questa stagione di Prime. Sembra comunque una gara
che si era avviato un po' del caos nei primi 5 minuti. Però poi tutto sommato si sono calmati. A livello di cronometro è stato anche divertente. Prima Ferrari ha cacciato i River, poi River ha cacciato i Ferrari, le Serti. Eh sì, è stata una bella gara, assolutamente, però come ho detto poco fa, io la chiamo sempre la roulette nera, perché essendo sul Mar Nero chiamo roulette, appunto, cioè roulette nera, appunto, perché come abbiamo visto, sia nella realtà, appunto, ma anche ovviamente online tra di noi, su Formula Italian Team, si è rivelata, perlomeno in questo mio primo commento qua a Baku, una roulette, poi nera, appunto, perché sul Mar Nero, quindi. Però comunque nel complesso sì, è stata una gara divertente, piena di colpi di scena, assolutamente. E quindi poi anche tante sovversioni di classifica, tante cose, eccetera. Però, appunto, peccato, come dicevo, per Lewis, perché essendo in lotta per il titolo piloti, è veramente un peccato. Molto bene, grazie mille. Intanto ci hanno raggiunto i primi tre classificati, quindi anche dalla chat qui su Twitch, se avete domande che volete far pervenire i primi tre, liberi di farcele e di proporcele proprio qui sulla chat su Twitch. Se ci state seguendo su YouTube, purtroppo dovete seguirci nell'altra piattaforma, che siete in ritardo di un giorno. Comunque, iniziamo da Fabio. Serata complicata, lunga, tosta. Anche gli ultimi giri, onestamente, credo avessi parecchia ansia. Dopo tutto quello che era successo in gara, poi di dover arrivare fino alla bandiera a scacchi con 3-4 piloti, tra cui ovviamente rivali al campionato con la gomma più morbida. Sì, ciao Raffa intanto, buonasera a tutti. E niente, era partita e già immaginavo che veniva fuori qualche safety in gara. E sì, l'ultima sono stato un po' testone, diciamo, perché dal muretto mi hanno detto rossa, 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 ma io ho detto no, no, non mi fido di la rossa, anche perché ce l'avevo usata, quindi ho detto boh. No, vedrai che tutti gli altri mettono la media, vedrai che tutti gli altri mettono la media, e alla fine ero l'unico. Ho detto ah. Mi sono fregato la vittoria, però poi sono riuscito a ripartire bene. Anche la seconda volta ho avuto Claudio dietro in ripartenza, ho visto che faceva fatica a ripartire bene, quindi io ne ho approfittato e sono riuscito ad andare via. E, per il resto, basta, pensavo, non mi aspettavo la sosta di River al 15° giro, adesso non mi ricordo, è tornato dentro a mettere un'altra media. Pensavo rimaneva davanti, infatti quando c'è stato un po' di confusione, di strategie, eccetera, comunque è andata bene, un'altra vittoria, sono contento. Molto bene, grazie mille. Veniamo a Dr. Wu. Claudio, ennesimo podio di questa tua stagione, però su questa pista è andato a podio anche nella Formula Open su F1 2019. Colpo di scena, non da Era stata la poco. Formula Elimination lì più che altro. No, stasera allora avevo già visto dalle prove che il passo era buono sia in qualifica che in gara. Mi sentivo molto bene con le gialle, infatti mi sono pentito un po' nel finale che ho voluto azzardare la rossa, ma non andava. Ha fatto i primi due o tre giri che era, giravi peggio della gialla e agli ultimi due che invece doveva degradare, girava meglio. Quindi un po', boh, un po' un'inventiva. Comunque niente, dai, non pensavo di arrivare in fondo senza errori, mantenendo la lucidità, visto anche il numero di safety, però soddisfatto e va bene così. Bravo Fabio per la vittoria. Molto Grazie, sono bene, contento di sentire il mio vecchio compagno di squadra, il grande primo Fabio. podio che facciamo insieme, Claudia. Eh sì, Complimenti, bravo. L'altra volta grazie mille. non l'abbiamo fatto, stavolta sei bravo, bravissimo. Bella questa cosa che siete rimasti in buoni rapporti, fa piacere Sì, comunque. Una bella poi cosa, bella bella cosa. ci sentiamo tutti i Bravi. giorni, ci alleniamo insieme anche, tra l'altro. Ah, che bello, bello bello, una bella cosa, complimenti. Grazie. Bravi, bravi. Allora veniamo poi al terzo posto di Christian Rivero. Christian, solo una volta che ha vinto qui in Prime, ha poi vinto il titolo. Quindi diciamo per le statistiche la rimandiamo, dai. Vabbè, Ferras sta dimostrando che non sbaglia un colpo, dunque è veloce, non sbaglia, insomma, per ora si merita il primo posto, insomma. E niente, per la gara è un peccato perché all'inizio gara ero dopo la safety car, la prima safety car, ero primo con Robby secondo, Robby stava facendo un ottimo lavoro. E peccato che ha fatto un errore, non ha visto il cartello, è andato lungo da quello che mi ha detto. Lo stava facendo benissimo il lavoro, Robby. Porca miseria, me lo Sì, sono visto. no.
Madonna, me lo sono visto proprio di dritto proprio. No, in quel senso no, però nel senso tenere dietro Ferra è stato bravo. Dopo ha fatto un errore, dopo ha rotto, mi dispiace per lui perché secondo me alla fine poteva anche arrivare quinto. E peccato che all'ultima safety car Lewis mi ha tamponato e ho rotto il fondo e praticamente non avevo più passo poi, e ho lottato come un dannato per passare Krikkonen e all'ultima praticamente soffrivo tantissimo nel secondo settore e proprio lì mi scivolava tantissima macchina e all'ultimo giro ho detto cerco di farla più precisa possibile e difatti sono rimasto attaccato a lui e al rettilineo finale l'ho passato e sono arrivato al podio. Peccato però perché poteva andare molto meglio. Molto bene, grazie mille River. Claudio, più difficile questa o Monte Carlo? Secondo me questa, perché qui hai anche degli attimi che ti puoi fra virgolette rilassare, quindi magari abbassi un attimo la tensione, sei più veloce, quindi è più insidiosa, poi magari parlo e picchio in partenza a Monte Carlo, eh. Molto bene, grazie mille. Fabio, invece aspettative del Principato? Di non rischiare niente, di stare più tranquillo possibile, un po' come ho fatto qua, sperando che siano gli altri a sbagliare per la mia gara. Molto bene, allora grazie mille primi tre classificati. Ovviamente Ferro 87 saluto in anticipo così potete andare nel party post gara. Grazie Fabio, buonanotte. Grazie, ciao, buonanotte a tutti. Volo il driver of the day, perdonatemi così se siete ancora qui, lo vado al volo a recuperare, se no poi mi tirano le orecchie che me lo dimentico spesso. Con il per il momento a pari merito, diciamo se lo porta a casa la Mercedes, perché da ciò che vedo 33% delle preferenze per Ferro 87 e Krikkonen e poi 17 per Doc e Naspaz. Quindi, volevo fare complimenti anche a Krikkonen perché è migliorato tantissimo e anche stasera ha lottato con noi lì davanti e sta migliorando tanto, complimenti anche a Christian. Fate morra cinese tra voi due, decidete chi dei due ha ottenuto questo titolo. Lo prende lui. Oh, molto gentile, molto bene, grazie allora Fabio, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti, ciao ragazzi. Un ringraziamento e buonanotte ovviamente anche a Dr. Wu, ciao Claudio. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie. Idem a River Marathon, ciao Christian. Ciao ragazzi, buonanotte. Molto bene, siamo in conclusione. Io ringrazio anche il buon Sebastiano per avermi aiutato al commento di questo GP. Ci vediamo prossima settimana a Monaco, Seba. Esatto, vicino a casa mia oltretutto, perché io vivo a pochi chilometri da Monte Carlo, quindi per me è un commento in casa, ecco, diciamo anche così. Speriamo ovviamente come sempre una bella gara e come ha detto appunto il nostro buon Ferra, come avevo detto anch'io l'ho trovato Baku più complicata di Monte Carlo, però ovviamente Monte Carlo è più stretta e forse gli errori sono più prevedibili e più dietro l'angolo che a Baku, ma comunque vedremo. Per il resto grazie Raffaele per come sempre, grazie anche a tutti gli altri, buona serata e buonanotte, ci vediamo appunto venerdì prossimo. Molto bene, io come sempre vi rimando ai nostri social, Instagram, Telegram, Facebook e il sito www.formuletrentin.com. Siamo veramente ovunque, l'appuntamento come già detto in precedenza è alla prossima settimana con i campionati FIT, al solito ripartendo a lunedì, che andranno a correre sul limbo d'asfalto del Principato di Monaco. Ci vediamo in giro sui social, dai, come detto, buonanotte. Buonanotte a tutti.